Alla Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei Mantovani, puoi scegliere tra i migliori vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, lo Spumante 1.6 Armonia, il Vincot e tanto altro. Per info 0376 61 81 18. Primo qua con questa maglia, una gioia immensa perché... arriva in un momento secondo me particolare. Oggi era una partita particolare per noi, soprattutto perché siamo andati sotto e l'abbiamo vinta più col cuore oggi, no? Secondo me, che un po' meno magari col gioco rispetto alle altre partite, però quando fai questi gol vittoria vuol dire che ci siamo, che ce la siamo cercata fino alla fine. Veramente un complimento a tutti per quello che stiamo facendo, ma sappiamo che il percorso comunque è ancora lunghissimo e sono felicissimo, ne ho fatti un po' nella mia carriera per fortuna, però è una gioia immensa, ve lo giuro, soprattutto perché ha portato i 3 punti alla squadra, credo che questa sia la cosa più importante. Il calcio punizione fa parte del tuo repertorio? Guarda, ho fatto dei gol su punizione, ma mai dalla parte del palo del portiere, sempre sopra la barriera. Oggi ero lì con Sasà, gli ho detto: Sasà, che facciamo? E lui mi fa: guarda Ste, che secondo me è un po' lontano. E gli ho detto: guarda, c'è il portiere in mezzo alla porta, prova a calciare sul palo del portiere. Sasà è stato bravo a lasciarmela, fortunato pure siamo stati. Appena l'ho vista partire ho visto subito che era partita benissimo, quindi son felicissimo. È più bello segnare sotto la curva te. Ma guarda, spettacolo, vi giuro, una gioia immensa. 33 anni ancora vivere queste gioie qua e spero di viverne ancora tante. È veramente uno spettacolo perché c'era una cornice di pubblico incredibile. Io da quando sono arrivato credo che in casa sia stato sempre il 12° uomo, quindi noi abbiamo bisogno di loro e noi bisogna trasportarli continuando ad alimentare questo entusiasmo. Qualche intoppo delle seguitrici ieri, insomma, tre punti pesanti. Ma guarda, io sono convinto che bisogna guardare alle nostre partite, ai nostri punti, alle nostre prestazioni. Poi se guardiamo la classifica, la nona giornata credo che sia inutile. Noi bisogna continuare con il nostro percorso, continuare a fare a continuare nell'idea del gioco del mister. Anche quando viene meno, però bisogna continuare a fare quello che stiamo facendo perché credo che ci porterà tanti frutti e di questo ne sono convinto. Questa sera si smaltisce la Formia, poi si pensa subito alla provincia di Matera. Guarda, stasera festeggio con la mia fidanzata a casa e vado a letto presto perché domattina c'è allenamento e quindi si pensa subito a martedì, non c'è tempo per festeggiare, sì stasera sì, ma poi da domattina si pensa subito a martedì che credo che sia un'altra partita fondamentale per noi. Sarà una partita come tutte le altre, magari l'abbiamo visto, squadre chiuse, se poi va in svantaggio è ancora più dura, quindi bisogna continuare a martellare dal primo minuto perché poi se riesci a sbloccarla nel primo tempo credo che diventi anche un po' più facile per noi per come giochiamo, se però non la sblocchi diventa dura come stasera, ma poi se hai questo cuore qua di partire ne perdiamo poche. Un po' Sanzini, quanto lo stai mettendo in difficoltà per partire giocare all'inizio? Guarda, io sono arrivato in ritardo, ve lo dico sinceramente, non avendo fatto la preparazione mi sono sempre allenato da solo con un preparatore atletico che ancora ringrazio perché quando ti alleni da solo è dura, però ero convinto, ero sicuro che prima o poi l'occasione giusta sarebbe arrivata. Io era una delle piazze che avevo detto al mio procuratore su dove volevo andare, sono felicissimo di essere qui e basta, spero di continuare a mettere in difficoltà il mister. Io sono qua per dare il mio contributo con assist, gol e aiutare i miei compagni. Poi per il resto ci pensa il mister. Io sono a disposizione con il massimo entusiasmo e con tanta voglia. La voglia di un ragazzino, ve lo giuro, perché l'anno scorso per me è stato un anno difficile e quest'anno non vedo l'ora di continuare a dare la mia esperienza e la mia qualità in campo. Dedica, cioè, a qualcuno che vuoi dedicare? Guarda, lo dedico a tutti i tifosi e alla mia fidanzata che credo se lo meritano e alla squadra soprattutto. Alla Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei Mantovani, puoi scegliere tra i migliori vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, lo Spumante 1.6 Armonia, il Vincot e tanto altro. Per info 0376 61 81 18.